Allora, qui si rischia l'esaurimento nervoso, io te lo voglio cominciare a dire, fatemi sistemare un secondo, che qui, ma qui si rischia l'esaurimento, si rischia, e ripeto e ribadisco, si rischia l'esaurimento nervoso, perché ieri sera, voglio dire, c'è stata una notizia, è stata rilasciata una notizia molto particolare da Brambati. Brambati è un personaggio, insomma, sicuramente molto noto nel mondo juventino, ha anticipato varie cose nel mondo Juve, tra cui Ronaldo alla Juventus, è un opinionista, insomma, parla di Juve, e ieri Brambati ha fornito una delle notizie più scioccanti dell'intero mondo calcistico. Una notizia che ha a che fare ovviamente con la Juve, che fra pochi secondi noi andiamo a discutere, di cui andiamo a discutere, eccetera, eccetera, eccetera. E ragazzi, è una cosa importante questa qui, quindi io ve la dico, ragazzi, per come mi è arrivata. Sicuramente qualcuno di voi l'ha già pure letta. Tre cose. Intanto dovete fare tre cose molto semplici, ragazzi, molto molto semplici. Si parla di Marotta alla Juve, lo sapete bene. L'iscrizione, solito like e solita campanellina sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto importante. Se vi va, fate questa cosa, e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei vari social. Per Brambati, Jonelka porterà Marotta alla Juve quest'estate. Marotta, sapete bene che è stato dirigente della Juventus dal 2010 in realtà al 2019, quindi è stato qui tantissimi anni. A un certo punto è andato via per varie questioni che io fra poco cercherò di esporre, perché vi devo dire un sacco di cose, ma torniamo alla notizia. Quindi innanzitutto partiamo da quello che dice Brambati. Brambati dice: io ho amicizia, ho contatti. Coloro che insomma stanno in questo ambiente, insomma, ognuno di noi ha i propri, ognuno ha i propri amici. Ho contatti, i miei contatti mi hanno detto che Jonelka porterà Marotta alla Juventus, cioè che Marotta tornerà in grande stile alla Juventus. E io su questa notizia ho delle perplessità molto ampie. Ma perché ho delle perplessità? Facciamo un passo indietro, cioè andiamo un po' indietro nel tempo e torniamo a 5 anni fa, quando Marotta decide di andare via dalla Juventus dopo anni e anni di collaborazione. Ora, molta gente ha ipotizzato, ha detto: Matt, ma Marotta è andato via perché così? Marotta è andato via così. Marotta è andato via perché fu preso in contatto con l'Inter. Marotta, quando era già alla Juventus, a quanto mi risulta, non aveva più la testa per continuare a lavorare per la Juventus, perché stava già andando oltre. Quindi è stato mandato via per una problematica interna, che è stata ovviamente professionale. Poi tutto quello che si racconta non mi interessa, nel senso, io sono consapevole di essere stato informato bene, ho letto e ho visto e ho sentito cose molto gravi, e quindi di conseguenza, che tra l'altro non posso neanche dire perché non sono né legale dirlo, ma comunque sappiate che comunque le cose stanno così. Ora, che Jonelka voglia riportare Marotta alla Juve, io ci posso anche credere, perché ti dico, Elkan con Marotta ha un buon rapporto, non ci sono molte problematiche nel parlare. Il problema però è: uno, che Marotta ovviamente ha un contratto con gli onesti di periferia, con gli onesti, con la squadra del bidone, e quindi purtroppo, avendo quel tipo di contratto, è difficile che lui possa liberarsi senza problema, a meno che l'Inter non dia proprio, non metta la società a zero, e in quel caso lui può andare via, ma è difficile. In secondo luogo, Elkan ha fatto tanto per portare qui il nostro nuovo direttore dell'area sport. È vero che sia ovviamente Cristiano Giunto, il nostro caro amico, il nostro amico Gobbo, il nostro direttore, e Marotta hanno due compiti diversi, perché tecnicamente loro hanno due compiti diversi, e all'interno di una società potrebbero anche coesistere, nel senso che potrebbero coesistere. Perché il primo è un direttore dell'area sport che si occupa di calciatori e di calcio puro. Il secondo si occupa più della parte finanziaria. Quindi è diciamo, un dirigente, Marotta, che sì, guarda i giocatori, però tendenzialmente è più esperto della parte, ha sempre bisogno di qualcuno a fianco, no? Cioè Marotta non lavora mai da solo, Marotta lavora sempre con qualcuno che gli dà lo spunto dei giocatori. Aveva Paratici, adesso ha un altro ragazzo, un altro dirigente, e quindi di conseguenza può lavorare in coppia. Non è questo il problema. Il problema è che all'interno di una società di calcio, specialmente se è importante, ci può essere solamente un capo.
capo, tra virgolette, cioè ci può essere solo uno che gestisca le regole, ok? E se tu dai mano le, dai, dai le regole in mano al direttore dell'area sport un anno e poi dopo l'anno dopo le togli e le dai a Marotta, cioè per me è molto complicato, oltre al fatto che per me attualmente le cose sono cambiate. Allora, io Marotta non l'ho mai visto così come l'ho visto all'Inter. Cioè, Marotta è stato qui 9 anni. 9 anni è stato qua Marotta, 9 anni sono tanti, non sono pochi, eh. 9 stagioni. Io non ho mai sentito Marotta parlare di altri come sta lì, come quando sta all'Inter. Marotta fa dichiarazioni nei confronti delle altre squadre che sono di una cafonaggine e di una incredibile. È una cosa che veramente mi fa veramente, veramente, veramente pensare. Quindi è una cosa che comunque da questo punto di vista io sono costretto ad osservare. Cioè per me Marotta è cambiato. Non so se in una società come la Juve attuale Marotta possa fare bene. Ma perché credo che non possa fare bene? Perché io ho paura che Marotta attuale sia molto diverso dal Marotta che noi conosciamo. Quindi sia un Marotta più meno professionale rispetto ad altre volte. Io Marotta non lo vedo più professionale come anni fa. Ti dico la verità, si è adeguato al contesto. Quindi se arriva qua, la prima cosa che deve fare il suo lavoro e basta. Perché io non credo che lui possa arrivare, sinceramente parlando, se io ti dico attualmente se ci credo o no, io non ci credo. Se arriva, lo trattiamo come quello che è sempre stato, un professionista, perché Marotta, una cosa ti posso dire, Marotta non è mai stato juventino. Marotta non è nemmeno del, Marotta non è di nessuna squadra. Marotta è un CEO che arriva e dove arriva lavora, appunto. Glielo puoi mettere ovunque e lui lavorerà ovunque. Quindi non ci sono problematiche da questo punto di vista nel lato, diciamo, del tifo. No? Non è che ti dico, che schifo Marotta che è andato all'Inter. Non te lo dico perché io me la prendo con chi era juventino, è andato lì. È diverso. Marotta non è mai stato juventino. Marotta, non è, Marotta è stato qui, ha lavorato qua 10 anni, però non è mai stato juventino, non si è mai professato juventino. Non ha mai detto io sono juventino da sempre, sono juventino perché comunque ho il cuore bianco. Non ha mai detta questa cosa, quindi di conseguenza so che comunque Marotta è quello che è. Però mi rende perplesso molto, mi rende molto perplesso questa cosa, questa sorta di voce che è uscita fuori. Poi io non voglio mettere in dubbio le voci di nessuno, le fonti di nessuno, ci mancherebbe altro. Non mi va di mettere in discussione nessuno, non ci penso neanche, nel senso non è il mio stile. Però fondamentalmente parlando, io ritengo che per me ci siano delle problematiche, appunto, molto molto particolari, che per me sono, a mio modestissimo avviso, per me e per come la vedo io, grandi per quanto riguarda un eventuale ritorno di Marotta. Cioè, per me è difficile immaginare che Marotta possa tornare alla Juventus così dal nulla, senza problemi, anche perché non ci sono motivi per cui dovrebbe lasciare l'Inter, a meno che non si parli, insomma, di una società a zero. Quindi vediamo, insomma, quali sono le cose. Io ti dico una cosa, Marotta sicuramente ha il merito di saper fare mercato, è inutile che non lo neghiamo, Marotta sa fare mercato. Ma anche il nostro direttore dell'area sport sa fare mercato. Secondo me in Italia sono i migliori, sono loro due. Quindi mettendoli tutti e due insieme, insomma, potrebbe essere, insomma, che si vada a creare una super squadra. Però attualmente, per come stanno le cose, è una voce di mercato alla quale io, sinceramente parlando, non riesco a credere con esattezza e con tranquillità. Semplicemente perché non vedo. Non vedo, ripeto e ribadisco, dicevo ragazzi prima che mi si interrompesse il video, che la situazione è stata sicuramente è molto delicata, comunque una situazione molto particolare che a mio modestissimo avviso non può assolutamente essere giustificata, nel senso che noi viviamo un periodo molto particolare, molto strano, molto tranquillo, mo ci manca solo Marotta, voglio dire. E siamo proprio alla chantée, come si direbbe. E bisogna comprendere quali sono le sue volontà. Io non credo che John Elkann faccia una cosa del genere, vi dico la verità. Cioè, non ci credo che Elkann dopo un anno vada già a portare, dopo che ha preso l'anno scorso un dirigente di primo livello, vada a portare pure. Ma a meno che Elkann non si muova proprio in prima persona, in quel caso lì, qualora dovesse ovviamente muoversi in prima persona, in quel caso
ci saranno appunto delle grandissime prerogative, delle grandissime novità, e da questo punto di vista si potrà andare a provare. Io ti dico la verità, io quando ho sentito per la prima volta la notizia, io non ci ho dato molto peso, vi dico la verità, ma non perché volessi sottovalutare, ma perché è una notizia che si sente sempre. Cioè, sta notizia di Marotta alla Juve, ogni anno ne spunta una, capite? Non c'è una continuità di intenti, capite? Ogni anno c'è sempre qualcosa che non va, capite? Nel senso, ogni anno Marotta torna alla Juve, Marotta torna alla Juve, Marotta torna... ogni anno, però non è vero mai niente, perché fondamentalmente, attualmente sono cose diverse. Cioè, Marotta alla Juve l'ha lasciata perdere, la Juve ha lasciato perdere Marotta. Tutto qua, sono due situazioni diverse. Due situazioni che hanno avuto uno sviluppo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista fisico, da un punto di vista, non lo so, mentale, chiamatelo come volete, uno sviluppo che sia comunque molto diverso. Quindi è una cosa che, sinceramente parlando, mi fa molto pensare. Poi, giustamente, ognuno è libero di pensare a quello che vuole, ognuno è libero di credere a quello che vuole, ognuno è libero di fare, di ribadire quello che si vuole. Però, onestamente parlando, se io oggi devo scommettere 100 euro su Marotta alla Juventus, cioè, io non li scommetterei. Attualmente non li scommetterei per come stanno le cose. Poi, se le cose cambiano e posso, allora ti posso fare il video e ti posso dire: guarda, ho detto sta cosa, però mi sono reso conto che le cose sono cambiate, cioè sono diverse rispetto a quelle che erano un tempo. Quindi, da questo punto di vista, Marotta può tornare, Marotta può avere. Che ne so, può dare una maggiore ampiezza alla Juventus, cioè può comunque andare a rappresentare da questo punto di vista una scelta per quella che è ovviamente la Juventus. Quindi voglio a questo punto, da questo punto di vista, da questa cosa, vogliamo parlarne, nel senso vogliamo discuterne tutti quanti insieme, nel senso ne discutiamo insieme e fatemi sapere voi, no? Un pochino cosa ne pensate nei commenti, cioè voglio conoscere un pochino la vostra idea su questa cosa, cioè voglio sapere un pochino qual è la vostra personale idea da questo punto di vista su Marotta, sulla Juve, su in generale.